dell'intervento. Quest'oggi abbiamo con noi Giancarlo Alfano. Giancarlo Alfano è professore ordinario di letteratura italiana all'Università Napoli Federico II e il tema scelto per questo intervento, il tema, il libro è il Decameron. È ovvio che non è che vogliamo nel breve tempo di un'ora analizzare tutto questo libro, però so che il professor Alfano si è interessato in maniera approfondita, ha scritto più volte in maniera molto, molto penetrante sul Decameron, e per questo credo sia una persona estremamente adatta al nostro intento. L'intento è sì dire più o meno che cos'è il Decameron, ma anche, seguendo il tema del seminario di quest'anno, cercare di capire se il Decameron potrebbe essere una delle tante origini del romanzo. Finora abbiamo valutato, no, diverse possibilità. Questo è un po' il senso del seminario di quest'anno. Abbiamo parlato la scorsa volta con Fulvio Ferrari delle saghe islandesi, prima ancora del Monogatari giapponese, prima ancora con Thomas Pavel del romanzo antico e medievale. E quest'oggi parleremo del Decameron. Professore Alfano è uno studioso della letteratura italiana, soprattutto direi del Rinascimento, del Novecento. Se non tra i libri che ricordo, perché ne ha scritti tanti, anche ha scritto tantissimi saggi. Alfano è qualcuno che lavora veramente molto. Ricordo, no? Beh, un'edizione dei Promessi Sposi, per esempio, e anche l'edizione con altri del Decameron, che ce l'ho, è una delle edizioni che ho. E poi anche però ha scritto molti saggi sulla letteratura italiana del Novecento. Uno dei primi che ricordo è un bel saggio dedicato a Uccino Sorca. Poi uno dei miei preferiti è quello che per me è un saggio che consiglio a tutti di leggere, è il suo saggio sull'umorismo europeo, veramente uno dei saggi più belli che io abbia letto negli ultimi 10 anni, almeno in Italia. E quindi penso che oggi qualcosa ci dirà di interessante. Per quanto riguarda le questioni tecniche, come al solito prego gli insegnanti di mandare via chat il loro nome e il loro istituto di provenienza, e poi il nostro Luca si preoccuperà di raccogliere e di inviarmeli. Questo naturalmente per l'attestato finale del ciclo seminariale. Bene, detto questo, io direi che posso passare tranquillamente la parola a Giancarlo Alfano e a lui di dirci qualcosa sul Decameron. Bene, grazie innanzitutto per l'invito e poi per la presentazione, ma soprattutto grazie per l'invito. Io sono venuto in passato molto volentieri a Trento e ovviamente avrei fatto altrettanto in questa occasione per il piacere di stare lì insieme a voi. Ma anche perché credo molto nella struttura di questo seminario, oramai che ha, diciamo, maturato tantissima esperienza declinando il tema in modi davvero assai diversi e sempre stimolanti. Per questo motivo io ovviamente seguirò le indicazioni ricevute e quindi cercherò di dare anche un contributo a questa ipotesi sulle origini del romanzo, sempre al plurale ovviamente, non esiste una origine del romanzo. Dico però anche che davvero con grande piacere dialogherò con voi se avrete voglia, curiosità, domande, pareri da portare. Ora, io proverò a seguire, diciamo, tre linee, nel senso che accennerò a tre linee, tre modi di pensare al Decameron come, se non una delle origini del romanzo,
un'opera che col romanzo prospetticamente può avere a che fare e retrospettivamente ha avuto a che fare, nel senso che ovviamente Boccaccio non poteva avere nemmeno vagamente idea di cosa sarebbe stato il romanzo moderno, o tantomeno il romanzo borghese, però sì, si poneva un problema che sarebbe poi stato tipico del romanzo, oltre ad averne scritti i romanzi secondo le modalità e le strategie della sua cultura, tale è il caso del Filocolo, il primo romanzo in prosa della letteratura italiana, tale è il caso della Regina e Madonna Fiammetta, il primo romanzo in prima persona, peraltro prima persona femminile, della narrativa europea. Ma il Decameron ha a che fare col romanzo anche, diciamo, retrospettivamente, cioè rispetto a quanto, almeno nella tradizione italiana, si è poi guardato all'indietro, ma direi non soltanto la tradizione italiana, in verità, si è poi guardato all'indietro per individuare, vedere, leggere una possibile origine. Vi porterò un piccolissimo esempio, ma credo che non sarebbe difficile moltiplicarli questi esempi. Per parlare, per dialogare con voi, vorrei partire. Ho preparato un PowerPoint non tanto perché sia esaustivo, quanto piuttosto perché può esserci utile, soprattutto per ragionare sulla prima delle questioni. Ecco, adesso dovrebbe essere visibile il PowerPoint e a partire da questa immagine che userò per ragionare con voi nella parte iniziale. Questo è, diciamo, lo spunto della mia nuova ricerca, credo che ne avrò per un bel po' di tempo, non mi soffermerò su tutti gli aspetti che sono in gioco in questa immaginetta, vi dico soltanto che si tratta di un'immagine che arricchisce, abbellisce, impreziosisce un manoscritto degli anni 70, presumibilmente del 400, un manoscritto francese, che reca una copia della prima traduzione francese del Decameron. Qui ovviamente vedete i termini che mi stanno a cuore per partire, cioè quelli del problema dell'oralità, della scrittura, del medium, del mezzo, nel senso proprio mecluaniano, che permette la organizzazione, la compaginazione di un'opera. E questa opera, questa immagine da quale partiamo, guardiamola innanzitutto così. È l'immagine come è evidente, della brigata decameroniana, le sette giovani donne con la regina che siede al centro e i tre giovani che le accompagnano, che stanno dialogando. In questo momento sembrerebbe essere uno dei giovani impegnato nella conversazione narrativa. È la rappresentazione di un momento di oralità, un intrattenimento, appunto, la conversazione all'interno di un luogo tipico e topico della cultura medievale, l'hortus conclusus, un giardino curato dall'artificio umano, recintato in questo caso, con una vegetazione ben esibita, floreale e, diciamo, arborea, sia pure gli alberi appena cresciuti, secondo appunto quello spirito che unisce insieme arte e natura e che troviamo regolarmente segnalato in riferimento alle residenze della brigata. Dunque, in evidenza, qui vedete il momento della conversazione. Tratto insolito nella tradizione iconografica boccacciana, ma in generale letteraria, vedete che sta origliando fuori della recinzione un personaggio inginocchiato, diciamo autore, chiamiamolo autore con la A maiuscola, che sta vergando un foglio che ha una serie di caratteristiche piuttosto interessanti. Comunque sta evidentemente trascrivendo la conversazione. Questa immagine, dunque, innanzitutto ci mostra la brigata e il trascrittore, come ho sintetizzato. Ma l'immagine completa, cioè questa non è la carta completa del manoscritto, diciamo sì, l'effetto complessivo che evidentemente chi congegnò questa mise en page
era un effetto che doveva tenere insieme la conversazione, la trascrizione e il testo che abbiamo sotto gli occhi. Il testo che comincia con la maiuscola abbellita di Fregi e che poi continua su due colonne al di sotto, ben inquadrate dal punto di vista geometrico, al di sotto del quadrato della raffigurazione miniata. Dunque, nella sintesi che questa pagina propone, abbiamo insieme l'oralità, la trascrizione e la fissazione del testo letterario. Per quanto è un'immagine curiosa, poi possiamo tornarci se vorrete, tornarci per altri aspetti che, sui quali esso sorvola. Mi interessa però l'immagine di sintesi che riceviamo noi in quanto lettori, lettori ideali del 400, in cui ovviamente la struttura del codice, la struttura dell'opera manoscritta è diventata certa, stabile, indiscussa. Sappiamo che ancora si scriveva in effetti su carte sciolte, per le epistole per esempio, o gli appunti, i zibaldoni erano su carte sciolte, ma poi la compaginazione di un libro era quella del codice, cioè un libro di più fogli rilegati tra di loro, rilegati da un lato, il lato sinistro, che consentiva dunque di proseguire la lettura leggendo dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, voltando le pagine in una consistenza materiale di continuità. Allora, questo è un fatto, a mio avviso, assolutamente decisivo. Poi, se vorrete, passeremo, o tra un po' passeremo comunque a riflettere anche sul carattere tipografico del novel, della scrittura propriamente romanzesca. Però in questo momento, diciamo così, preistorico o preistorico, cioè prima della storia del romanzo vero e proprio, abbiamo un'immagine di sintesi che convoca noi lettori a fare i conti con una origine orale, che non è una remota origine. È inclusa questa origine, tant'è vero che è presente nel racconto della cosiddetta cornice. Quindi dentro al testo del Decameron c'è l'oralità. Ovviamente è un'oralità trascritta, dunque una oralità secondaria, come viene chiamata dai linguisti, tuttavia, dal punto di vista dell'invenzione, è un'oralità non secondaria, ma primaria. Le novelle sono state innanzitutto raccontate ad alta voce. Sarà pure finto, ma comunque la scaturigine dell'invenzione narrativa è dentro il mondo dell'oralità. Ed è dunque giusto, dal punto di vista gerarchico, che più in alto di tutti ci sia la brigata, perché effettivamente è in quel luogo là, da cui, come se fosse proprio la sorgente d'acqua, no? È dall'alto che scende l'acqua, e quello è il luogo d'origine di quella sorgente di narrazioni. Non sarà l'oceano di tutte le storie, come intitola un celebre libro orientale, però certo almeno un ruscelletto di storie è questo, di 100 racconti, e sono 100 racconti raccontati, non 100 racconti scritti, nella fiction che Boccaccio immagina. Tra quella originaria oralità e le lettere vergate, che, sulle quali effettivamente, attraverso le quali effettivamente poi conosciamo il contenuto del Decameron, a fare da cerniera tra i due mondi c'è un trascrittore. Cioè c'è qualcuno che si è messo in ascolto e che ha trasformato quell'ascolto in testualità. Da un certo punto, se fossimo in un seminario di linguisti, noi certo potremmo anche dire che un effato, una performance linguistica può essere considerata come un testo. Possiamo studiare una orazione o uno spettacolo, diciamo, basato sulla verbalità, anche se questo non si fissa poi successivamente o non conosce una precedente versione, per così dire, scritta. Però diciamo nel nostro ambito, rispetto agli interessi che nutriamo qui, è evidente che la dimensione scritta è quella che fa di un'opera un testo. E il fatto che sia stato scritto e che abbia
degli, se posso dire così, anche dei confini fisici innanzitutto. La pagina 1 e la pagina ultima, il frontespizio e l'indice alla fine del libro. La compaginazione, insisto, che è quello che questa immagine, cioè l'insieme dell'immagine, vignetta, più due colonne di scrittura, ci presenta in forma sintetica. E però la storia successiva, diciamo così, del romanzo sembrerebbe privilegiare la sola compaginazione scritta. Facciamo l'esempio del Don Chisciotte. Il Don Chisciotte è nella simulazione che a un certo punto Cervantes decide di offrire ai suoi lettori, è l'effetto di una trascrizione, traduzione da un manoscritto, il manoscritto di Sidi Abete Benengeli, il quale è storico, no? È lo storico, il testimone delle vicende di Don Chisciotte, che ha deciso di trascrivere, di restituirle per iscritto, e che restituisce per iscritto una storia vera, una storia inventata. Diciamo, il trascrittore in castigliano non assicura della verità nella prima parte del Don Chisciotte, tuttavia, diciamo, sottolineerei il fatto che la storia di Don Chisciotte esiste in quanto storia scritta. Poi sono conversazioni quelle con Sancho Panza, ma esiste innanzitutto in quanto storia scritta. Non continuiamo, se volete, poi nel dialogo successivo ne parliamo ancora, però tutti ricordiamo che la stessa esistenza di Don Chisciotte è un'esistenza libresca, no? Tanto se infrascò il Libros de Cavalleria, tanto cadde dentro la selva dei libri di cavalleria che divenne pazzo pensando di essere gli stessi un cavaliere, eccetera, eccetera. E quando Don Chisciotte va all'avventura, si racconta quello che sta facendo secondo lo stile dei libri di cavalleria. Dunque, all'origine della storia di Don Chisciotte c'è un libro che è un libro manoscritto, quello dell'arabo Sidi Abete Benengeli, ma ci sono anche tutti quei libri che hanno costituito l'identità stessa di Don Chisciotte, che è altra identità rispetto a quella di Alonso Quijano, il cui nome conosceremo solo alla fine della seconda parte del Don Chisciotte. Ma poi ancora, chi di voi ricorda la seconda parte del Don Chisciotte sa bene che praticamente esiste Don Chisciotte per tutti gli altri personaggi, esiste in quanto è il protagonista di un libro. La prima parte, che era uscita circa 10 anni prima, nel 1605, è il personaggio appunto di un libro che è stato conosciuto e è, che so, Le avventure di Barcellona, per fare soltanto il grande caso della grande mascherata fatta ai danni di Don Chisciotte. Ebbene, tutto l'episodio, il lungo episodio di Barcellona sarebbe impensabile senza una previa storia scritta, libresca, di Don Chisciotte stesso. Tutt'altro invece è in gioco nel caso del Decameron, per il quale certo qualche novella proviene, è sempre un po' difficile usare queste espressioni dirette, di derivazioni dirette, però nel caso di 3 o 4 novelle possiamo dire che effettivamente sappiamo esistere una fonte che Boccaccio ha conosciuto. Le due novelle che vengono dalle Metamorfosi di Apuleio, per esempio, sono sicuramente dovute a una conoscenza diretta, effettiva, del libro delle Metamorfosi apuleiane, che peraltro, diciamo, recentemente è stato anche trovato il manoscritto che Boccaccio ha posseduto e ha annotato, quindi siamo super sicuri che esisteva una versione scritta precedente. Abbiamo forse una buona prova anche che una novella della Quarta Giornata fosse conosciuta da Boccaccio nella sua versione scritta, Una vida provenzale, ma poi praticamente di tutti gli altri casi non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo assolutamente se Boccaccio ha avuto la possibilità di leggere un certo racconto o una certa opera
o addirittura se la sua conoscenza di un tema letterario fosse una conoscenza libresca oppure una conoscenza dovuta alla frequentazione di versioni orali, di prodotti dell'oralità. Non lo possiamo sapere perché lo stile di lavoro di un autore di quell'epoca e direi anche di quella tempra letteraria era uno stile di lavoro che prescindeva dal rapporto, diciamo così, di biblioteca. Prendo un libro, lo metto sul mio scrittoio e rispetto a quel testo, a quel libro faccio le mie variazioni, faccio il mio gioco letterario di avvicinamento e distanziamento, di appropriazione e travisamento. Si può dire poco per Boccaccio a questo proposito. Il rapporto di Boccaccio con le fonti, tra virgolette, o comunque con i materiali narrativi, è un rapporto molto simile a quello rappresentato in questa vignetta. È l'ascolto. Guardate, io ho trovato incredibile che anche in una delle lezioni, delle esposizioni sopra la commedia, Boccaccio spieghi alcuni passaggi della commedia dantesca attraverso aneddoti che ha ascoltato a Firenze e riporta le fonti, cioè mi ha raccontato il signor X che eccetera eccetera. E capita, mi è capitato di individuare fonti citate per interpretare un verso dantesco, fonti nel senso individui, personalità, esseri umani citati come la fonte, direi, giornalistica della notizia ricevuta da Boccaccio per spiegare un verso dantesco, che poi erano già apparsi nel Decameron come gli informatori di uno dei giovani della brigata, grazie al quale informatori i giovani possono raccontare certi pettegolezzi locali, soprattutto le storie, chiaramente potete immaginare le storie di amori extraconiugali ambientate a Firenze. Come mi disse una mia vicina, trovate qualche volta questa formula, qualche altra volta trovate proprio il nome e il cognome dell'informatore veramente vissuto. Questo rapporto con il grande mondo dell'oralità, che va dal pettegolezzo minuto di quartiere, di vicinato, all'ascolto di canzoni, no? Ricordatevi la celeberrima novella di Elisabetta da Messina, La quinta della quarta giornata, che è di fatto l'interpretazione narrativa di una canzone che veramente circolava. Noi la conosciamo in tre diverse versioni, grazie a dei manoscritti sopravvissuti indipendenti dal Decameron. Boccaccio si limita a citare i due primi versi di questa canzone, chi fu lo malo cristiano che me furò la grasta, interpretando quella canzone come se fosse un'operazione, no, di svelamento dell'origine, interpretando questa canzone che è il discorso in prima persona di una donna abbandonata o che ritiene essere stata abbandonata. Boccaccio ha interpretato quella voce femminile canora e anonima, dandole un nome, un cognome, un luogo, una localizzazione culturale, inoltre figlia di napoletani, toscani, che lavorano a Messina, e ha ambientato la sua storia di amore doloroso in quel modo. Ma ancora una volta è una fonte orale, e potremmo abbastanza facilmente continuare. Per certi versi potreste osservare, se avete voglia poi di dialogare dopo, potremmo in ogni caso osservare che per certi versi non è diversissimo quello che accade in certe tradizioni romanzesche. In fin dei conti, Manon Lescaut ha più o meno la stessa origine. Dentro la taverna, dentro l'osteria extraurbana, l'incontro con dei personaggi fa sorgere quello che poi noi leggiamo come testo scritto, che però ha un'origine di informazione, anzi confidenziale addirittura, nel primo incontro da cui si sviluppa il racconto di seconda mano che è Manon Lescaut. Di incontri in taverna o in osteria è piena la narrativa tra sé, romanzesca, tra 7 e 800. Per un italiano l'osteria
la seconda osteria di Renzo, diciamo, quella extraurbana, quella fuori Milano, è celeberrima, no? Quanto a diffusione orale delle notizie. Che sta succedendo a Milano? Eccetera, eccetera. L'identità del sobillatore che è venuto da fuori, Renzo Tramaglino, e arriva deformata attraverso il tam-tam, diciamo, del pettegolezzo, delle notizie deformate dalla voce pubblica. Anche da questo punto di vista non sarebbe poi difficilissimo ricostruire la tradizione di lunghissimo periodo, anzi, no? con la tuba, con la tromba che ha la fama e che permette la diffusione uditiva. Se è tuba vuol dire che si sente, si ascolta, non che si legge. Però, sebbene questo mondo dell'oralità sia presente anche nella tradizione romanzesca, in fin dei conti poi i dispositivi letterari che il romanzo ha esibito sono dispositivi che vanno piuttosto verso l'insistenza sull'esistenza di uno scritto, come il Don Chisciotte, il manoscritto ritrovato, e ancora una volta i Promessi Sposi, se ce ne fosse bisogno, sono lì a testimoniarlo, il manoscritto ritrovato, la storia compaginata già come testo scritto, è assolutamente decisiva. Allora faccio un secondo passaggio di carattere, diciamo, storico-culturale, molto sintetico, però per continuare a intenderci sul valore del medium, sempre nel senso mecloniano del termine, cioè proprio come mezzo di comunicazione di massa. In un bellissimo saggio breve, una quindicina di pagine, Roger Chartier, circa 20 anni fa, ha ricostruito il funzionamento di una tipografia francese parigina della metà circa del Seicento. Ancora a metà XVII secolo, in epoca di conclamata della tipografia, un'epoca in cui non c'è dubbio che il medium tipografico era abituale, e che anzi in Francia, in Inghilterra, in Germania era anche un mezzo effettivamente popolare, di massa, nel senso, perché l'alfabetizzazione era alta, soprattutto nei paesi protestanti. Ebbene, però ancora nel XVII secolo una tipografia urbana funzionava così: al piano terreno c'erano i fascicoli dei libri che poi venivano o venduti come tali o rilegati su richiesta dell'acquirente, al piano di sopra c'era il posto in cui un copista copiava a mano dei testi più brevi. Che tipo di testi? Roger Chartier è riuscito anche in parte a ricostruire, ovviamente in maniera, diciamo, incompleta, insomma, in base alle notizie che abbiamo, però è piuttosto interessante che ciò che veniva copiato a mano erano le nouvelles, cioè, con l'espressione francese del tempo, erano le notizie. Le notizie venivano trascritte a mano, c'era una fame di notizie, di eventi, di fatti prodigiosi per lo più, ma anche semmai di episodi di guerra, oppure di momenti, il passaggio della nascita del delfino, il passaggio del re in una certa città, erano notizie più o meno scandalose, più o meno riguardanti la vita ordinaria, che venivano diffuse innanzitutto attraverso una scrittura a mano che quindi era destinata a un'esecuzione orale. Era però la nouvelle, con termine francese, ma questo ci fa tornare al Decameron, erano però nouvelle, e quindi il formato di queste informazioni era un formato sostanzialmente breve. Questo è il secondo punto, che ovviamente davo per scontato sin dall'inizio, ma che adesso posso esplicitare. Il secondo punto del ragionamento è proprio questo che riguarda la compaginazione di una serie di testi brevi. Evidentemente questo ha relativamente a che fare col romanzo, però se pensiamo al romanzo, per esempio, nella forma del racconto a schidionata,
con un personaggio che attraversa diverse situazioni e vive diverse avventure, dalla Saviglio de Tormes fino a David Copperfield e oltre, beh, abbiamo un sistema non di crescita o sviluppo necessariamente. C'è uno sviluppo sia nella Saviglio sia nel David Copperfield, ovviamente, ma non è necessario. La forma schiglionata di per sé consente l'accrescimento del libro, dell'opera, più o meno a piacimento. Insomma, si può andare avanti quanto si vuole con le avventure in successione, e tuttavia però poi il romanzo, la cultura del romanzo, è stata una cultura che da subito ha addomesticato la possibilità di ampliare, di continuare per conglomerazio, no? Per aggiunta, ha addomesticato questa possibilità di apertura progressiva, trovando un sistema di rapporto inizio-fine, di coerenza progressiva del carattere del protagonista, eccetera. Di dispositivi narrativi precisi, più o meno collegati al medium, da questo punto di vista non è proprio un rapporto di causa-effetto, però certo poi al medium del libro rilegato, chiuso, profondamente relazionati. È la forma del libro chiuso che impone una netta espressione dei rapporti inizio-fine. E da questo punto di vista il Decameron può essere considerato tra le origini del romanzo, perché la brigata lascia Firenze con un obiettivo, che è quello di preservarsi, consegue il suo obiettivo in qualche modo, perché c'è uno sviluppo, per quanto, diciamo, non salti all'occhio, non sia, certamente non è uno sviluppo diegetico, narrativo, però c'è uno sviluppo etico del gruppo che si è ritirato nel contado. A un certo punto uno degli esponenti del gruppo spiega che si è concluso la loro esperienza, si è conclusa, perché l'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto e dunque si può tornare a Firenze. E il ritorno a Firenze è proprio enantiomorfo, speculare rispetto alla partenza. Più breve, ovviamente si va verso la chiusura, però speculare. Tutti i passaggi vengono rispettati all'inverso, nell'allontanamento, fino al ritorno a Santa Maria Novella, dove il gruppo si scioglie. Dunque, il compaginare episodi singoli, mettere insieme 100 novelle, senza dubbio trova origine per Boccaccio, cioè Boccaccio ha copiato, ha trovato delle soluzioni alle quali poteva ispirarsi nella narrativa precedente. La storia dei Sette Savi, Kalila ed Imna, le storie di Simba, del marinaio, eccetera. C'erano dei modelli, alcuni dei quali sicuramente a lui noti. Ma l'impostazione è completamente diversa. L'impostazione nel libro italiano, nel Decameron, è l'impostazione di uno sviluppo collettivo in base a un progetto condiviso e alla, diciamo, soddisfazione di quel progetto. Dunque, la compaginazione in libro sembra non esteriore per Boccaccio, cioè un criterio esterno per mettere insieme dei racconti. Poi 100, perché siccome la commedia di Dante è di 100 canti, allora lui lo faceva di 100 racconti. No, non è così soltanto. Certo c'è il rapporto con Dante, non c'è dubbio. Però l'esistenza del libro, del Decameron in quanto libro, è una cosa, ricordiamocelo, esplicitata dall'autore. Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Decamerone, nel quale si contengono 100 novelle dette in 10D, eccetera, eccetera. È la rubrica iniziale del Decameron. E per evitare che qualcuno non se ne accorgesse, l'explicit è: finisce il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale
sono fissati inizio e fine con con una rubrica iniziale e una rubrica conclusiva, e in tutte e due si dice, a scanso di equivoci, questo è un libro. Per Boccaccio, se volete, possiamo sottornarci, il libro è proprio l'immagine dell'essere autore, cioè si è autori, si entra nella poesia, all'epoca la parola letteratura non esisteva, si entra nella poesia, quindi nell'arte verbale, grazie all'esistenza di un libro. Questo per Boccaccio è un fatto indiscutibile. Nel Decameron è esplicitato in maniera proprio indiscutibile, ma insomma che non possa essere messa in dubbio da nessuno. Rapporto inizio-fine, compaginazione, e dunque ebbe ragione l'atelier francese dal quale ho preso le mosse nel dire c'è un'origine della fonte dei racconti che è orale, oralità primaria nell'invenzione boccacciana, ma poi sin dall'inizio c'è una destinazione libraria che era nel progetto dell'autore e che come tale deve essere considerata. Questo è il medium del libro, dunque, il libro rilegato va inteso, se siamo d'accordo, come consustanziale, diciamo così, alla nascita del romanzo. Io credo che questo sia un aspetto che davvero è decisivo per comprendere la vicenda anche del romanzo. La vicenda del romanzo, almeno del romanzo moderno, diciamo, il romanzo borghese, non so come preferite o preferiamo chiamarlo. Probabilmente le cose potrebbero essere diverse nel Novecento, comunque col modernismo. Ma un elemento che aggiungo e comincio ad andare verso, diciamo, no, mi avvio alla seconda parte del ragionamento, che però sarà più breve di questa prima, ed è l'aspetto che ho scritto lì con l'espressione francese nella quale l'ho conosciuta. Ho conosciuto questo concetto parecchio tempo fa, uscì un bel saggetto sulla rivista Poétique di una studiosa nel 1995, la quale parlava delle tecniche di vraisemblance pragmatique, cioè come fa l'autore di un certo libro, di una certa opera, scusate, l'autore di una certa narrazione a giustificare ciò che sa. Mi spiego. Come noi sappiamo, per esempio, da Robinson Crusoe, il romanzo è la narrazione della middle station of life, di quel livello intermedio della materia narrativa possibile, livello intermedio che esclude quindi i principi, i re, i grandi notabili della società, dei quali si fa storia in quanto ci sono le res gestae, le storie scritte delle loro imprese. È la storia con la maiuscola, diciamo, per semplificare. Dall'altra parte c'è il mondo del comico. Nel mondo del comico i nomi sono convenzionali. Sicofante, Licisca, sono nomi convenzionali. Macco, appunto, poi Arlecchino, le maschere diventa ancora più esplicito, no? Ma sono nomi fissi per tipologie umane relativamente fisse. Dunque, non c'è bisogno di giustificare come mai si sappia quella storia. È una storia generica che si presenta come tale. Non c'è il nome e il cognome. Mirandolina non ce l'ha il cognome. E già è avantissimo, perché Goldoni agisce nel pieno della cultura romanzesca. Ma non attribuisce un cognome a Mirandolina. Non attribuisce un cognome a Fabrizio, cui è stata, diciamo, dedicata in sposa dal padre. Invece il romanzo, dall'inizio, c'ha Robinson Crusoe, Moll Flanders, nome e cognome, sin dall'inizio. E ce l'ha sin dall'inizio perché deve rappresentare proprio quella middle station of life in cui le famiglie esistono anche se non sono anche se non sono casati, e dunque non sono implicate, o lo sono soltanto molto marginalmente, nelle grandi vicende della storia, quelle che poi finiscono per iscritto. Noi ovviamente ricordiamoci sempre che noi abbiamo a che fare con una storia precedente la Rivoluzione Francese, cioè una storia precedente il popolo in armi, l'eroismo collettivo e semmai anonimo. Siamo in un'epoca in cui appunto
il grandissimo livello intermedio, che erroneamente chiameremo borghese, diciamo proprio quello, il livello intermedio della gerarchia sociale, è un livello che facilmente resta nell'anonimato rispetto agli eventi pubblici. E allora io, scrittore, come faccio a sapere la storia di un personaggio che è anonimo, che è normalmente relegato all'anonimato? Questo è molto interessante, il fatto che si possano studiare le strategie che gli scrittori hanno, alcune sono molto tradizionali, non complesse, insomma, altre però sono davvero, caratterizzano delle epoche, fanno parte davvero del sistema semiotico della cultura di una certa epoca, e facilitano l'ingresso di personaggi qualunque con nome e cognome, e ne accreditano la credibilità, la verosimiglianza intesa come credibilità. Per farlo però c'è bisogno di qualche marchio ingegno, di qualche dispositivo. E ancora una volta può essere un manoscritto, certo, altre volte può essere la raccolta della testimonianza, altre volte la lettera rubata, un mannello di lettere che sono state trafugate e che ci consentono di conoscere una vicenda poco o molto edificante, ma di cui sono protagonisti dei personaggi, diciamo, secondari della scena sociale, e così via. Nel caso, questo però, tra l'altro, scusatemi, comporta anche un ulteriore problema, e cioè l'attribuzione di autorialità. Perché se il narratore dice di essere il testimone di qualcosa, pensiamo proprio a Manon Lescaut, è il testimone, ha sentito una storia, ha ascoltato con le sue orecchie una storia e la trascrive. Oppure ha ascoltato da un altro che aveva ascoltato e la trascrive. In ogni caso è un trascrittore, certo, ed è autore in quanto è semplicemente semplicemente il raccoglitore di una testimonianza più o meno veridica, comunque realizzatasi effettivamente, diciamo nella finzione si è realizzata effettivamente. Ma invece quando il dispositivo non è di tipo testimoniale, ma è per esempio un manoscritto ritrovato, chi è l'autore? E qual è il nome che risulta dunque sul frontespizio? Oggi diremmo sulla copertina, che all'epoca non esisteva. Beh, lo sapete, quando uscì l'avventura di Robinson Crusoe, non c'era il nome di Defoe sul frontespizio. C'era il nome di Crusoe, perché quello è il suo libro scritto in prima persona da lui stesso. E analogamente per Moore Flanders. E 20-25 anni dopo, Fielding racconta in terza persona, Joseph Andrews racconta in terza persona gli altri, diciamo, e peraltro, pensate alla prefazione a Joseph Andrews, fa addirittura un discorso di teoria della letteratura, no? Io scriverò un poem epic, comic epic poem in prose, no? Un poema epico comico in prosa, diciamo un romanzo, E poi Tom Jones, nelle prefazioni alle varie sezioni, torna più volte su questa questione. Ma sono passati 20-25 anni dall'inizio del romanzo che noi chiamiamo borghese, si è diffusa la prossimità con questa nuova forma, e dunque Fielding può permettersi di fare un discorso addirittura teorico che giustifichi la sua operazione, mettendo poi il suo nome in copertina. Questa, ripeto, non è un'ovvietà, non sarebbe stata ancora per molto tempo. Manoscritto ritrovato a Saragozza, per esempio. E ancora dopo. Dunque, la questione posta da quella immagine iniziale con Boccaccio trascrittore ci stimola anche rispetto alla questione della verosimiglianza pragmatica e dunque della autorizzazione a raccontare delle storie che non hanno tanta rinomanza o addirittura nessuna rinomanza. Andando verso la conclusione, cioè l'ultimo pezzo del mio ragionamento, è quello al contrario, a rebours, diciamo. E cioè il fatto che, almeno nella tradizione italiana,
al Decameron sia stato attribuito un ruolo di primazia. Capuana scrive un saggio sui Malavoglia, come vedete dalla slide, dice, vabbè, il romanzo è il genere tipico della modernità, sostanzialmente riprende le indicazioni di Hegel, e poi dice, sì, anche questi sposi non hanno messo radici nel suolo dell'arte moderna. Manzoni si è affidato a Walter Scott, era inevitabile che accadesse così, l'ha fatto, bene. Ma insomma, dice Capuana, nemmeno Manzoni, e a quell'epoca non era per niente una cosa facile da dichiararsi, nemmeno Manzoni è dentro il romanzo moderno, è dentro la cultura moderna della narrazione. Perché in fin dei conti si è appoggiato all'ipotesi leggendaria di Walter Scott, medioevo inventato, e poi continua dicendo, noi siamo dipendenti da stranieri, però c'è un problema, dice, c'è un problema interessantissimo che è giunto da noi in ritardo, ma alle sue origini, questa è l'espressione che colpisce soprattutto visto il seminario vostro di quest'anno, alle origini la letteratura italiana aveva conosciuto il portento del Decameron, dove tutti i germi dell'arte moderna sono già sul punto di aprirsi. L'arte moderna della narrazione, secondo Capuana, che sta scrivendo di Verga, dei Malavoglia, retrospettivamente, no, 13 anni, 12 anni dopo, torna sulla sua stessa recensione dei Malavoglia e dice, beh, ma ragioniamo adesso con una maggiore apertura, al di là della critica militante, proviamo a ragionare in termini di estetica. Cosa ha fatto Verga? Bla bla bla. Hegel, un riassunto di Hegel, poi dice, ma se pensiamo alla tradizione italiana, effettivamente sta narrativa moderna è proprio debole, non ce la fa, abbiamo pochi casi, Verdi ovviamente uno di questi, eppure avevamo noi il Decameron. Il Decameron non come grande opera narrativa, questo l'abbiamo scontato tutti ovviamente, ma come forma moderna della narrativa. E allora, arrivando proprio alla chiusura, faccio, diciamo, due ipotesi intrecciate per dire, ma che cosa Capuana cosa vedeva di moderno nel Decameron? Perché il Decameron era un'ipotesi riuscita di origine della narrativa moderna? Provo molto velocemente. Ovviamente confermiamo, teniamo sempre per certo che il romanzo è un genere che parassita e ingloba le altre forme, mentre invece la novella è spesso un genere che viene parassitato e inglobato da altre forme di discorso. L'exemplum viene parassitato nella predica, per esempio, le novelle vengono parassitate nel poema cavalleresco e nello stesso Don Chisciotte, dove ci sta la novella, no? del curioso impertinente, la novella nel senso proprio del racconto breve, non novella nel senso spagnolo contemporaneo, castigliano contemporaneo che si chiama romanzo, proprio c'è, cioè, la novella, il racconto relativamente breve del curioso impertinente. Quindi questa debolezza di statuto generologico della novella lo dobbiamo sempre tenere presente, e tuttavia forse nella, diciamo, idea di una modernità è il fatto che le vicende, le narrazioni brevi del Decameron siano sempre collocate con grande chiarezza in un cronotopo. Ora, non vado troppo avanti con la teoria letteraria, chiaramente, però ricordiamoci cosa dice Bakhtin del cronotopo letterario. Il cronotopo letterario fa due cose. Primo, colloca una certa narrazione dentro il sistema dei generi letterari. Sono i cronotopi che rafforzano l'identità di un genere letterario. Per cui romanzo, sì, vabbè, è una grande tipologia, ma poi romanzo alessandrino, il mare e l'avventura in mare, nello spazio aperto indifferenziato, e così via. Primo, dunque, il cronotopo ha la forza di determinare le frontiere di genere, insomma, il carattere di un genere. Secondo, il cronotopo fornisce l'idea dell'umano che è presente in quella certa opera. E allora, da questo punto di vista, effettivamente è interessante osservare che, qua vi ho riportato degli esempi proprio a caso, no? Che gli incipit
lo vedete che sono incipiti dal fatto che il capoverso è uno dei primissimi capoversi. 278 è l'ottavo capoverso soltanto perché i primi capoversi della novella di Alatiel sono dedicati da Panfilo a un ragionamento morale, cioè contro i trucchi delle donne, che poi non c'entra niente quasi con quello che succede dopo. Ma in generale, quando comincia proprio la narrazione, fu dunque, non è gran tempo, nella nostra città, quindi in tempi recenti a Firenze, fu in Perugia un giovane, fu il soldato, e buon tempo passato, nell'antichità ci fu un sultano in Oriente, anche la novella della quarta giornata, quella raccontata direttamente dall'autore per iniziare la difesa dalle accuse, nella nostra città non è già è buon tempo passato, dunque prima del 300, più o meno questo vuol dire, perché quando dice di recente vuol dire che la storia si ambienta tra il 300 e il 315, 320, più o meno gli specialisti diciamo che si sono molto e sono entrati in descrizioni puntigliose, ma a volte illuminanti. Per esempio, scusate la digressione, per esempio, si scopre osservando il giro della città che viene descritto nella novella di Cisti Fornaio e facendo attenzione ai dati climatologici, cioè fa caldo, eccetera, e ai nomi dei personaggi, si è potuto stabilire con precisione quasi in quali giorni avviene la novella di Cisti Fornaio, perché gli ambasciatori del Papa a Firenze, ospiti di Geri Spina ci sono stati per un certo periodo e il caldo corrisponde con quella certa settimana, quel certo mese, diciamo così, dell'anno. E dunque la novella, essendo ambientata subito prima della partenza degli ambasciatori papali, non può che essere collocata in quel momento dell'anno 1301. Quindi a volte davvero si è riusciti a determinare con grandissima precisione episodi inventati e tuttavia collocati così precisamente in un cronotopo così delimitato che addirittura un forse troppo appassionato filologo può arrivare a individuare tratti che sono ovviamente inutili per l'interpretazione del testo, ma al tempo stesso però che ci fanno capire il funzionamento di quella pragmatica della verosimiglianza, no? Ebbene, queste indicazioni cronotopiche così circoscritte si associano frequentemente a un quadro psicosociale del personaggio. La carta d'identità la chiamò Giancarlo Mazzacurati 25 anni fa. La carta d'identità, questo identikit proprio psicosociale. A che gruppo sociale appartiene? Com'era fatto quel certo personaggio maschile o femminile che fosse? Baldanzoso, timoroso, estroverso, truffaldino, sono dati, adesso li sto buttando un po' troppo su un cacciato, un po' semplificando, però sono tratti caratteriologici, quindi proprio che rappresentano il personaggio, né da, però classificandolo dal punto di vista sociale e, guardate bene, ovviamente parliamo di un'epoca in cui il rapporto tra virgolette professione e virgolette carattere morale era piuttosto stretto, per cui rappresentare un personaggio come mercante significava già una certa cosa, caratterizzarlo come cavaliere significava già una certa cosa, cioè c'era un portato di valori che si accoppiava direttamente a una certa professione o a una certa identità sociale. E perciò è possibile un rapporto così stretto. Nella nostra cultura ovviamente non è detto, un professore universitario può essere malefico o buonissimo e pacioccone, così come un broker presumibilmente, però ancora oggi per noi è cattivo, nel senso che insomma è qualcuno che sa cogliere il sistema economico e sfruttarlo pure a danno dell'investitore ingenuo che mette un bel po' di soldi non sapendo che gli stanno vendendo, come è successo tantissime volte, temo succede ancora oggi, gli stanno vendendo quasi carta straccia. Ecco, allora, la relazione tra una determinazione cronotopica e una forte marcatura del tratto identitario psicosociale è probabilmente quello che poteva intendere Capuana come tratto caratterizzante forte. E su questo per ora mi interrompo.
Bene, grazie Giancarlo Alfano dell'intervento che ha analizzato diversi aspetti, diciamo l'aspetto dell'oralità e della figura in fondo dell'autore come trascrittore, poi il rapporto diciamo tra questo trascrittore e l'autore che in qualche modo deve giustificare la sua scelta di verità, cioè la verisimilanza, come l'hai chiamata giustamente, e poi infine anche questo elemento che in sintesi è un po' il giudizio, no, sulla storia del romanzo in Italia fatto grosso modo a Rebur, come hai detto, cioè in fondo dalla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, verso il Trecento. Bene, volevo sapere intanto se qualcuno, siccome avete i microfoni aperti potete parlare tranquillamente, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità da porre a Giancarlo Alfano, siete naturalmente liberi di farlo. So che lo staff ha lasciato aperti i microfoni proprio per dare la possibilità immediata a chi vuole intervenire di intervenire. Come al solito c'è il silenzio che è un topos, direi, della conversazione sia in presenza che in assenza, e altro topos è che il moderatore faccia lui la domanda alla ricerca di altro topos, siamo pieni di topoi praticamente, di spezzare il ghiaccio, no? Perché poi non è detto che lo faccia. In ogni caso, direi che gli aspetti che hai messo in luce sono tutti piuttosto convincenti. Anche soprattutto credo che, non so se stai ancora, quando tu dici che hai ancora molto lavoro da fare, credo che tu parli rispetto a questi dati che non sono prettamente, diciamo, di critica letteraria o di analisi del testo, ma che però, come dire, aiutano la critica letteraria e l'analisi del testo, perché quando tu vai perché già lo hai fatto, già ti sei occupato, no, della conversazione, nelle varie epoche storiche, e su quello non, io credo che non ci sia dubbio, cioè che sia un elemento fondamentale anche per la nascita del romanzo. Che poi la conversazione, l'oralità diventi libro, e questo l'hai spiegato, e questo, come hai detto bene, è uno degli elementi caratterizzanti probabilmente il Decameron. E lui si è voluto autore, no, di un libro, questo è il punto. E quindi, come dici tu, il compaginare un'opera come un libro fa sì che ci sia un elemento di discriminante rispetto all'oralità. E questo è un dato che secondo me bisogna tener conto. È un altro dato, probabilmente assieme ad altri. Ecco, quello che ti volevo chiedere, visto che sei un coltissimo cultore dell'umorismo europeo, ma dimmi qualcosa però sull'elemento comico. Cioè, tu sai, molti sanno, io la vedo così, che c'è una tradizione seria del romanzo e una tradizione non seria del romanzo. Allora, diciamo, la tradizione seria è quella che più o meno lettori e studiosi fanno partire da Auerbach. Quella non seria è quella che fanno partire da Bakhtin. Perché Bakhtin, bene, come penso tu sappia, io sono assolutamente
un assertore della non serietà in generale di tutto, in particolare del romanzo. Però l'elemento comico, l'elemento che poi, aspetta, umoristico però solo più avanti, è per te un elemento che discriminante anche nel caso del Decameron per quello che succederà dopo? Allora, grazie, provo a spiegare il mio punto di vista. Innanzitutto, per quello che riguarda la ricerca futura, si riferisce proprio a quell'immagine là, nel senso che sto pensando di mettere su una ricerca di antropologia delle immagini e di quanto quella immagine sia collegata con un sistema culturale complesso che è quello del rotolo di carta o di pergamena che serve come icona per rendere una certa situazione orale. Però insomma, penso di non avere torto, ma ci vuole un po' di tempo per dimostrarlo. E invece per la comicità sono d'accordissimo che va tenuta distinta dall'umorismo. Per me l'umorismo significa un sistema di costruzione dell'individuo e impone quindi in quanto tale una certa idea di soggettività che è innanzitutto una soggettività che si stacca dal mondo, che è distinguibile dal mondo e dunque anche dalle sue coordinate familiari, sociali, che si presenta una soggettività che ha la possibilità o addirittura diciamo proprio l'intenzione di presentarsi come individuale. Tenendo conto che sono due concetti diversi, quello di soggettività e quello di individualità, ma perché ci sia l'umorismo occorre che esista, uno, un'idea di soggettività come distinta dalla gens, dalla stirpe cui quella persona appartiene, e in più che quel specifico soggetto abbia l'intenzione di presentarsi come individuum. Poi semmai diviso al suo interno, però individuum perché è distinto. E infine c'è bisogno di un terzo elemento, che la connessione di questo soggetto che ha intenzione di mostrarsi come individuum a partire dal rapporto con la temporalità. L'individuo è tale perché è esposto alla temporalità. Queste, secondo me, sono le condizioni necessitanti il discorso umoristico. E che poi può voler dire un discorso, diciamo, aperto al mondo stern, per dirla in termini molto sbrigativi, oppure un discorso contrapposto al mondo Swift, sempre per dirlo in termini molto veloci. Però si tratta di una consapevolezza della temporalità e della finitezza, dunque, degli individui. E il discorso umorismo può essere anche fatto da un cattolico, da un cristiano convinto, ma è sempre un discorso laico, poi, nelle sue conseguenze. È serio in questo senso, è non serio, e sono d'accordo con te, poi nelle modalità, ma è serio perché è una presa di posizione rispetto al mondo, rispetto al fatto che l'uomo è finito e che non ha nessuna possibilità di essere infinito. Ora, da questo punto di vista, ovviamente, è più difficile dire quanto il Decameron. Io non credo che il Decameron abbia una potenza umoristica, umorista, meglio ancora come No, aggettivo, perché no? non c'era, ma non c'era, cioè non c'erano neanche state le basi storiche, cioè non c'erano, no? Sì, senza alcun dubbio. Gli strumenti retorici che Boccaccio, da un altro punto di vista, però, un discorso è legittimo, per il Decameron, probabilmente per molta produzione boccacciana, ma comunque per il Decameron. E questo in questo senso può essere poi interessante un discorso del romanzo, e cioè il discorso del Decameron è un discorso laico, senza proprio dubbi, nonostante tantissima e ricca esegesi che tende a ricondurre Boccaccio alla sua dimensione professionale, perché poi comunque lui era un chierico con la cura d'anime. Petrarca era chierico, ma non aveva la cura d'anime, cioè sostanzialmente non impartiva messa, non battezzava, non gli fregava niente. Invece Boccaccio seguiva le sue anime, diciamo così, aveva effettivamente una responsabilità pastorale, diciamo, per quello che noi sappiamo. Però, al di là di questo, però poi la sua opera, il Decameron, non risente di una vocazione pastorale. E anzi, è esplicitamente laica,
per esempio per il fatto che si apre non tanto nel nome di un personaggio, diciamo così, orribile come Sergio Appelletto, ma perché il discorso che il narratore della novella di Sergio Appelletto, cioè Panfilo, autorevolissimo, perché quello che alla fine dirà ragazzi è finita, ce ne possiamo tornare a Firenze, è sempre Panfilo, quindi è un personaggio importante nella dialettica dei giovani, Panfilo dice: noi umani non lo sappiamo qual è il piano di Dio, noi viviamo nella opinione e quindi possiamo anche ritenere che un personaggio spregevole nella realtà degli occhi di Dio sia un santo. Dal nostro punto di vista, che è quello dell'errore, noi vivendo nell'errore non possiamo che errare, già che siamo nell'opinione e non nella verità. Se erriamo con spirito o d'animo positivo non siamo colpevoli, anzi ci affidiamo a qualcuno che è spregevole perché lo riteniamo buono, ma in fine conti lo facciamo perché speriamo così di rientrare nel codice della bontà, non nel codice della perfidia. E dunque possiamo essere perdonati e di solito Dio ci perdona. Ma è chiaro che un discorso sull'opinione e sull'errore in cui sono sempre gli esseri umani è detto con grazia, è detto con umorismo nel senso non tecnico, è detto in maniera faceta, ecco, è detto in maniera faceta, però è profondamente laico. Invece quello che non troveremo mai nel Decamero è un discorso dell'io soggetto che si vuole presentare come individuo al di là delle sue appartenenze e nella consapevolezza di essere dentro la temporalità. Poi, certo, gli strumenti del comico riguardano un altro aspetto che forse, chissà, per un seminario futuro vostro potrebbe essere interessante, cioè questo viene detto molto chiaramente nella introduzione alla decima novella della Quinta Giornata. Dioneo presenta una sinteticissima teoria del riso, non del comico, ma del riso, dicendo a chiare lettere che il ridere, l'azione, il gesto del ridere, significa contaminarsi con il male. Non so, dice lui, non so se è accidental vizio, o se è proprio che così è un peccato della natura, cioè qualcosa, e la natura è stata formata così da Dio, non lo so quale sia delle due la soluzione, ma sta di fatto che noi ridiamo sempre del male. Ma se ridiamo del male vuol dire che ci compromettiamo col male. Ecco, questa consapevolezza profonda, no? Per cui, diciamo, Bakhtin sarebbe per il risus pascalis, per il riso di incontro col mondo. Boccaccio non direbbe mai che ridere fa male, è ovvio. Però al tempo stesso, forse proprio perché era un prete, è ben consapevole del fatto che ridere implica non soltanto l'ingresso e l'esternalizzazione rispetto al mondo, entro, esco in continuazione, no? Come sostanzialmente dice Bakhtin, ma è anche il fatto che io riconosco l'azione del male nel mondo e riesco a incontrare il male in una forma che è di contaminazione ma non di compromesso. Cioè, non mi comprometto col male, ma mi contamino. Non agisco male nel senso che che infierisco contro, però certo godo di una sofferenza. E dunque mi chiamo fuori di quella sofferenza, ma proprio perché la posso oggettivare e dunque nel sentimento che provo di quella certa situazione mi sto contaminando. Ecco, se vogliamo, per esempio, questo sarebbe un'acquisizione dell'umorismo, un'acquisizione amara dell'umorismo, cioè che non sterniano dell'umorismo swiftiano, del riconoscimento, cioè che il male è in azione nella vita degli uomini e che bisogna saperlo rappresentare portandone il peso, che poi alla fine, e chiudo, è esattamente quello che dice Freud a proposito del motto di spirito. Come mai chi produce moti di spirito non ride? Perché il portatore è una sofferenza. Cioè, occorre patire per produrre quella formazione di compromesso che è il motto e che consente agli altri di ridere di qualcosa di penoso. Certo. Grazie. Volevo sapere se c'era qualche altra domanda, visto che io ho esaurito la mia funzione.
se no, se non ci sono altre questioni, in teoria avremo ancora qualche minuto. Io mi prenoto, c'è Gaia Ferro che ma può parlare, non occorre prenotarsi. Gaia? Può aprire il suo microfono, è abilitata a aprire, ok. Gaia Ferro può parlare? No, non so perché c'è scritto Gaia Ferro, perché non sono Gaia Ferro, è strana questa cosa. Comunque, io mi chiamo Micol Vicidomini e ringrazio. Non saprei. Ringrazio il professor Alfano per questo intervento, perché quando ho scritto la tesi magistrale, il Witz di Freud e il suo testo sulla satira sono stati i primi due volumi che ho iniziato a leggere per capire come funzionava Karl Kraus, quindi diciamo c'è anche un valore affettivo in questa domanda che le voglio porre. Io volevo sapere se secondo lei le teorie freudiane, di cui peraltro lei ha parlato pochissimi secondi fa, in questo momento storico, ma anche nel mondo dell'accademia, hanno dei limiti, cioè se hanno detto tutto quello che possono dire. Secondo me la spiegazione del Witz di Freud, del comico, ma anche dell'umorismo, perché poi sappiamo che sono categorie estremamente diverse tra loro, hanno ancora qualche cosa, perché questo io quando sento utilizzare in maniera intercambiabile comico, umoristico, satirico, mi sento sempre male. Volevo sapere se sono categorie che hanno detto tutto quello che dovevano dire o se sono sempre corrette. Io rispondo, per me funzionano sempre, nel senso che ritrovo sempre degli strumenti molto, molto utili. E soprattutto perché Freud era un uomo di spirito, insomma, che aveva un certo gusto sia da autore che da umorista, in qualche modo. Grazie. No, grazie a lei davvero. Allora, tra l'altro, scusami Giancarlo, tu non molto tempo fa, cioè ti sei occupato, hai curato, no, un volume di letteratura e psicanalisi. Anzi, uno più grosso e uno più piccolo, mi sembra. Sì, no. Questa, la domanda è interessante perché in effetti è vero, no? Cioè la psicanalisi sia come analisi, cioè come terapia, sia come interpretazione, è da un po', no? Che sembra essere obsoleta. Quindi la domanda della signorina è molto interessante. Allora, per quello che posso dire, diciamo in tempo che sarà limitatissimo. Io ritengo questo, che parlandone, diciamo, pubblicamente non molto tempo fa con Daniele Giglioli, Daniele osservava che poiché la psicanalisi storicamente produce resistenza e la prima resistenza è quella di non parlarne, quando non si parla di psicanalisi, quando si ritiene che la psicanalisi sia in qualche modo abbia fatto il suo tempo, si sta anche esprimendo una resistenza. Ora, è chiaro che potrebbe essere un po' un discorso che si autoassolve, però se lo prendiamo da un lato più serio, insomma, più con delle ripercussioni più serie, allora forse si può osservare questo. Nei tempi più recenti, diciamo grosso modo negli ultimi 20 anni, per semplificare, negli ultimi 20 anni i modelli psichici che sono diventati più correnti, con i quali ci identifichiamo di più, o almeno il discorso pubblico tende a utilizzare di più, sono i discorsi o, diciamo così, del cognitivismo e quindi con una forte propensione al valorizzare le risposte efficaci, oppure sono i modelli neurologici, che però hanno, non mi riferisco ai grandi teorici come Edelman, certamente, però poi nell'effettivo uso quotidiano e anche nei paradigmi operativi che spingono a realizzare, anche la neurologia
ed è chiaro perché ha un impianto medico, anche la neurologia tende a valorizzare l'efficacia delle condotte, l'efficacia dei comportamenti. Cosa vuole dire questo? Vuole dire che nel modo corrente di pensare allo psichico oggi, noi pensiamo che un disturbo della comunicazione, una sofferenza mentale, siano risposte inefficaci alle richieste sociali. Non tendiamo, come invece fa la psicanalisi, sia come cura, sia come modello teorico della vita di relazione umana, perché la psicanalisi non esiste, non contempla mai l'individuo da solo. Dicevo, la psicanalisi al contrario tende a interpretare un disturbo della comunicazione, il moto di spirito, il sintomo o la sofferenza come un'esperienza di dialogo rispetto alle richieste sociali. Un dialogo che tende a far chiamare fuori, a portare fuori rispetto alla pressione sociale, fino ai casi di maggiore allontanamento psicotico, oppure una forma effettiva di dialogo, per cui un sintomo che mi impedisce di lavorare con efficacia per anche il mio modo per sopportare l'angoscia, come sappiamo, secondo il modello freudiano. Allora, se questa premessa è condivisibile, secondo voi condivisibile, possiamo forse dire che la teoria del Witz e dell'umorismo successivo momento, un saggio molto successivo di Freud rispetto a quello del 1905, del motto di spirito, beh, in ogni caso, la teoria complessiva di Freud su questi ambiti è una teoria che resta utile. Il saggio sul Witz resta utile perché, aveva ragione Francesco Orlando, fornisce una retorica della comicità, cioè proprio delle categorie che si possono utilizzare per descrivere i fenomeni del discorso comico, del discorso faceto. Quindi, proprio delle categorie linguistico trattino retoriche, e quindi soprattutto l'ornato e l'efficacia argomentativa. E dunque, anche se soltanto fosse questo, sarebbe uno strumento ancora molto utile. Inoltre, è ancora più utile perché il discorso di Freud mirava a far emergere la responsabilità, diciamo, del sistema delle pressioni sociali, la censura, per dire i termini freudiani, ma insomma, la responsabilità del sistema culturale complessivo, culturale e sociale complessivo, nella produzione di comicità. Quando Freud fa l'esempio del signore di piccola borghesia che è ospitato, non mi ricordo, per una cena o un tè, dai Rothschild, dai famosi banchieri, dice il giorno dopo: ci hanno trattato a me in modi familionari. In modi familionari, no? Sta parlando di una ambizione a essere ricco come Rothschild, che non può essere realizzata nella pratica, ed è anche una forma di protesta contro il mondo rispetto alla propria condizione. Quindi è un effettivo dialogo, per così dire, tra la soggettività in sofferenza. Sto esagerando, insomma, però la soggettività che patisce una subordinazione economico-sociale è il mondo che determina le condizioni materiali di quella subordinazione, d'altra parte. Ecco, che cosa accade in letteratura? È chiaro che Freud non aveva in quel libro, non aveva in mente la letteratura. È sempre utile, io ritengo, è sempre utile utilizzare queste categorie perché ci aiutano a valorizzare l'idea di formazione di compromesso, ci aiutano a comprendere come la letteratura, e finisco con questa battuta, è un'arte di lotta e di governo al tempo stesso. Esprime la dissidenza, ma la esprime in forme socialmente accettabili. Questa è una grande contraddizione, lo ha spiegato molto bene Mario Lavaggetto. La letteratura, l'arte sempre, no? Se è forma di sublimazione, cioè se consente all'uomo di reggere rispetto
alla delusione che la civiltà costringe a visualizzare, no? E l'arte invece è un sistema di sfogo, di nobilitazione rispetto alla delusione, rispetto proprio alla, diciamo, insomma, al fatto che io le mie pulsioni non le posso lasciare andare perché sono civilizzato, ma l'arte mi aiuta a indirizzarle, ma mi aiuta dunque a essere sociale, dunque a essere represso. È l'ambiguità profonda dell'arte, secondo la, diciamo, il modello di Freud, che io credo possa essere utile ancora oggi quando studiamo. Per cui anche un autore, Lautréamont, che è chiaramente rivoluzionario, non si può proprio dire niente, è i surrealisti, anche di quelli, dobbiamo con spirito critico vedere le forme di normalizzazione, di semplificazione, anche in forme così estreme. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se no chiudiamo, anche perché l'orario, diciamo, è quello più o meno. Va bene, allora ringrazio tantissimo Giancarlo Alfano, che spero di rivedere, spero non sugli stessi schermi, ma dal vivo prossimamente. E do appuntamento al prossimo incontro del SIR, che, se non erro, si dovrebbe tenere giovedì 11 marzo. Grazie Giancarlo e grazie anche a tutti i partecipanti. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Fatti le cose.